bisogna partire dall'inizio. All'inizio, quando nel 2000 fu privatizzato il trasporto pubblico a Roma, perché si parla di privatizzazione con la giunta Rutelli, vennero instaurate delle linee J, le famose linee per il Giubileo, che facevano le linee delle Basiliche. Dopodiché questa azienda di trasporto d'impresa, che erano le ATI, era formata a Cialone, APM di Perugia e la Trans di Parigi. E preso in appalto dei merini, perché dalle J diventano poi linee effettive a tutti gli effetti, con dei nomi 271, 571 e così via. A suo tempo poi vennero proprio ceduti dei chilometri da parte dell'ATAC nei confronti di questi privati, quindi sempre questa ATI, che prese quasi tutte le linee ultraperiferiche. Dopodiché a sua volta furono subappaltate queste linee altrettanti piccoli patroncini, di Trotta, Marotta e così via, che hanno fatto poi lo spezzettamento di questo servizio, tant'è che ci sono depositi con 80 persone, dove appunto le situazioni a livello economico e normativo sono penose rispetto ai lavoratori dell'ATAC, che diciamo tra virgolette sono in serie A, perché poi purtroppo anche in ATAC ci sono contratti assurdi. Però questi lavoratori stanno in situazioni veramente peggiori, perché oggi c'è questa iniziativa che appunto hanno degli stipendi arretrati, hanno tredicesime non godute, ferie che non vengono date, escono a volte con vetture fatiscenti, obbligate proprio dal padrone. E questo è il subappalto, perché poi diventa un discorso di profitto da parte di chi prende l'appalto, o diciamo tra virgolette il subappalto, ma allo stesso tempo diventa anche uno sfruttamento nei confronti dei lavoratori e un disservizio per la cittadinanza. Per quanto riguarda l'aspetto economico, che persegue sempre i lavoratori, per quanto riguarda i ritardi, le tredicesime, stipendi, l'aspetto anche lavorativo, che comunque i lavoratori lavorano in un settore dove è suddiviso in 1000 aziende, cioè in 1000 aziende, più aziende, no? Simile a scatole cinesi, che quindi nessuno praticamente poi si addossa ai colpi dei lavoratori che come oggi, no, stanno senza stipendio e tredicesimo. Quanto è che non ricevete la tredicesima? La tredicesima, siamo nel grado di questa tredicesima qui del 2012. Quasi due mesi. Doveva essere pagata il 20 dicembre, entro il 20 dicembre. Quindi. L'assessore ha assunto l'impegno di intercedere presso le aziende che fanno parte del consorzio al fine di individuare per ciascuna una data certa entro la quale erogare mensilmente le spettanze dei lavoratori, così come stabilito dal contratto nazionale. Quanto riguarda le vetture, chiaramente non sarà facilissimo, ma lui dice: io questo lo prevede l'appalto, per cui faremo in modo che non saranno le vetture di alcuni depositi ad essere sostituite da oggi in poi, ma faremo in modo che si cominciano a dismettere quelle più vecchie per ordine, perché altrimenti che fanno? Le levano da un deposito e ce le mandano a noi, e noi stiamo sempre nelle stesse condizioni. Cioè, ma ai cittadini convengono? Assolutamente no, perché purtroppo ecco, molte vetture di questi lavoratori sono vetture fatiscenti, quindi si fermano. Altrettanto poi è un servizio scadente, non è più un servizio sociale, perché poi il servizio sociale, sappiamo benissimo che quando è un servizio sociale e pubblico, è normale che è come dire una rimissione da parte dell'azienda o del comune o dell'ente che ha in mano questa. Una rimissione significa dare il servizio, perché è sociale, ma nel momento che invece qui c'è un profitto, è normale che il profitto deve intascare a discapito della socialità, a discapito dei lavoratori poi.